Hunter non tornò. Non sarebbe stato facile trovare una scusa per lasciare la stazione e andare fino a Polis, ma avevo dato la mia parola. Venni a sapere che la carovana sarebbe partita alla volta di riga l'indomani e che aveva bisogno di guardie. Mi offrii volontario. Para vos, ne stucite colesa, conductor nasmi, nator mose. Era ora, te la sei presa comoda come al solito. Prendi la tua roba e vai al binario, gli altri ci stanno aspettando. Ci vediamo lì, e cerca di non scordarti nulla, Artyom. Вот сто от перевертоться, бабушка здорова. Вот сто от перевертоться, куча ед компот. Вот. Che musica! Dove hai trovato quel disco? Sono stufa marcia di queste stronzate. Perché devo continuare a supportarti? Sei sicuro di lasciarti perdere? Che eri un buono a nulla. Che ne dici? Una carta. Così quel tizio alto mi si avvicina e c'è altro che sporco. Piccola, sporco, se mia moglie cucinasse come te, sarei l'uomo più felice del mondo. Allora gli chiedo, io sarei sporco. Tua moglie non sa cucinare. Se io sono lui, sporco, a tu sei un pezzo di merda, ok? Senti chi parla. Te ne vai in giro con i piedi sporchi. Riuniremo un'assemblea per ratificare l'alleanza militare con Riga. Ti avevo detto di in base a questo accordo, le nostre rispettive stazioni collaboreranno per salve, tutto ciò che concerne i commerci, le comunicazioni e le risorse. Va bene, papà. Ma la cosa più importante è che dove... Le buone tu. Sei di nuovo ubriaco. Alzati, fannullone. Dov'è il tuo equipaggiamento, Artyom? Va all'armeria e prendi quello che ti serve. Salve, Artyom. Hai bisogno di armi? Ok, diamo un'occhiata. Mitragliatrice calibro 5.45, prodotta nell'armeria. È poco precisa. Quando si surriscalda, brucia come un inferno. Per questo la chiamano bastarda. Spara a raffiche brevi, Artyom. Prendi anche delle munizioni. Ecco un caricatore universale per la batteria. E infine una maschera antigas. Indossala se attraversi delle zone kit di pronto soccorso dell'esercito, se serve. Ok, hai tutto quello che ti serve, amico mio. Prova l'arma nel mio poligono di tiro, se ti va. Ehi, cerca di non esporti troppo, ok? Pensi che un giorno riusciremo a tornare in superficie? Non sono mai stato a Mosca. L'ho vista solo in qualche momento. Ciao, Artyom, come stai? Ciao, Artyom. Ok, ci siamo! Mettetela giù! Artyom! Qui, Artyom! Fa presto! Salve! Allora sei pronto a partire? Sei pronto? Andiamo allora. Contribuisse alla sicurezza dei nostri corpi. Se l'avessi inventato io, sarei impazzito. L'idea di aver creato... Mettiti lì, Artyom, e tu siediti qui, Eugene. Dimenticato nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo! Ehi ragazzi, siete diretti a Riga? Sì. Me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. D'accordo allora. Buona fortuna a quelli che restano a casa e anche a noi. Che Dio ce la mandi buona. Allora, sei pronto a cambiare aria finalmente? Artyom, finalmente libero! Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio ancora, giusto? Per la prima volta lasciavo la mia stazione e la sicurezza che offriva. Mi preoccupava aver nascosto la verità al mio patrigno. Non gli avevo detto che non sarei tornato dritto a casa da Riga. Ma Hunter contava su di me. Allora, da dove vieni? Da Riga. Sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi aver visto un sacco di posti, allora. Sì. Via, via, il via. Mercato è proprio accanto a Riga. Ed è una stazione grande.
Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci devi avere una gran fortuna. Fate buon viaggio. O essere membro dell'Ansa. Mi piacerebbe come mai? Giro su quel carrello. L'Ansa ha agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni. Ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'Ansa a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. Deficienti! Rallentate, ragazzi! Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaya. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare la Alexeyevskaya. Ah, cazzo. Io la odio, questa galleria. D'accordo, Peter. Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cos'ha di strano? Beh, è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre. Ci sono passato l'altro mese e... Beh, non mi piace, questo è tutto. Fate buon viaggio. Siamo su un carrello e siamo armati. Dovremmo farcela senza troppi problemi. Mal di testa da impazzire. Se mi aiutate a spingere la leva, arriveremo prima. Ok, Eugene, va a dargli una mano. Dovremmo muoverci più in fretta qui. Tu guardaci le spalle, Artyom. Certo! Arriveremo a riga in men che non si dica. Dobbiamo uscire da qui al più presto. Quando ci sono loro, questo posto fa paura. E poi mi fanno tanta pena. Loro? Loro chi? Non li senti piangere? Come sarebbe loro? Di cosa stai parlando? Di cosa diavolo va blaterando, Boris? Boris? Boris! Ehi, cosa mi sta succedendo? La mia testa. Artyom, che succede? Artyom! Qui! Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo eliminare questa minaccia. A qualunque costo, dobbiamo eliminarla, è chiaro? Cosa diavolo sta succedendo? Merda! Ragazzi, per l'amor di Dio, ragazzi, svegliatevi! Boris! Boris, svegliati, Boris! Merda, è inutile! Ah! Oddio! Sparami! Tu spara! Io mi occupo delle leve! Aiuto! Ah!
Artyom, prendi la mia doppietta! Risparmia le munizioni, Artyom! Risparmia le munizioni! Aiuto! Bisogna di bere qualcosa.